Sono le 7:30 qui a Nocera Umbra e siamo qui nel luogo di ritrovo dove gli atleti si stanno iscrivendo per questa seconda edizione di Supercoppa Italiana di Ruzzola Squadre. Aspetti da questa. Speriamo meglio della prima manche. Seconda manche, pena. Thank you.
sta andando? Potrebbe andare meglio. Purtroppo oggi non gioco benissimo. Com'è andata? Bene, bene, abbiamo vinto, quindi bene così. È stata una bella gara su due percorsi. La prima mancia abbiamo fatto primi, adesso secondi, quindi bene. Cosa significa per questo territorio ospitare una manifestazione sportiva che riguarda proprio il lancio della ruzzola? Allora, per il territorio tutto noi puntiamo molto sulle manifestazioni sportive come amministrazione, soprattutto queste che ci permettono di far conoscere le nostre bellezze naturali. La ruzzola ci porta ogni anno diverse centinaia di persone su questo territorio e noi non possiamo che dire grazie soprattutto a Mauro, perché è qui di Nocera Umbra e lui le organizza molte in queste zone. Ci porta il fatto che queste persone poi conoscono le nostre bellezze e speriamo che poi possano tornare a portare proprio turismo e a far conoscere Nocera Umbra anche nelle loro zone. Che importanza ha questo evento all'interno della federazione? Allora, questo è un grandissimo evento per due motivi. Uno, perché comunque la ruzzola all'interno della federazione ricopre una parte importante, perché è stato un pochino il traino per quello che riguarda poi la vicinanza al CONI come affiliazione. La ruzzola è uno sport praticato soprattutto nel centro Italia, ma si sta allargando moltissimo.
ufficiale della Supercoppa italiana, partendo dalla terza classificata di categoria C, che è Cingoli. Quindi passiamo alla terza di categoria B. Non manca niente, tranquillo. La squadra che ha vinto il torneo a spunti all'italiana, ha vinto il campionato italiano a squadre e oggi arriva la terza, la Fidea Materica. La terza classificata di A2 è GR Camerino. Passiamo alla terza classificata di categoria 1, che è un rappresentante anche qui sul palco, è la Ruzzola Vallesina. Secondo classificato di categoria C, Marischio. Mi premetto che questa squadra si è formata quest'anno. Adesso passiamo alla seconda classificata di categoria 2. Il campionato l'ha vinto, oggi non gli è andata tanto bene, marginalmente, ma lo possiamo dire, è Cingoli. A1 e Sanatoglia Cesare Massimo, grazie. Vincitrici della seconda Supercoppa italiana, iniziando da Casaluna che ha fatto quest'anno la plan. Torneo a 10 lanci e di qualificazione all'italiana, ha vinto il torneo, ha vinto il campionato italiano a squadre e oggi vince anche la Supercoppa. Complimenti, amore, vediamo in B quello che riuscirà a fare. Su, prego. Vincitore di categoria C della Supercoppa italiana, com'è andata questa gara? Tempo dura, oggi è stata dura, però grazie a un po' di fortuna ai compagni che hanno collaborato abbiamo recuperato la seconda partita e abbiamo fatto bene. La vincitrice della categoria B, AR 2002 Ostravenere. Primi classificati categoria B, che soddisfazione è vincere questa gara? Ma una grande soddisfazione anche perché abbiamo incontrato le migliori squadre, le migliori formazioni di tutta la stagione, quindi è stata un'enorme, diciamo, gratificazione uscire vincitori da questa competizione battendo tutte le migliori squadre dell'anno. Vincitrice di categoria 2, dove c'è il rappresentante, un nostro consigliere di specialità che è il Tiziano, è Oleificio Montenovo. Primi classificati A2, com'è andata questa gara? Sofferta, ma è andata molto bene, quindi abbiamo trovato degli avversari molto forti che ci hanno dato del filo da torcere fino alla fine. Ha vinto la Supercoppa, vince Donano Nocera. Prego. Che soddisfazione arrivare primi classificato in questa Supercoppa italiana di A1? Allora, la soddisfazione è immensa, anche se noi due settimane fa ambivamo a qualcosa di diverso rispetto al risultato ottenuto, visto che siamo arrivati secondi al campionato italiano a squadre. Però ci riproveremo sicuramente il prossimo anno. Riguardo ad oggi, posso ringraziare tutti i miei compagni di squadra, perché abbiamo fatto veramente oggi una manifestazione ottima. Sicuramente se noi 15 giorni fa avevamo giocato a questi livelli, sicuramente i risultati fossero stati diversi. Però è da dare un ringraziamento a tutti loro e ringrazio la partecipazione di tutti. Faccio i complimenti a tutti i vincitori e a tutti, specialmente i componenti della squadra mia. Posso fare anche una gratificazione particolare anche a un mio componente di squadra che è Luzzipino, che non sta attraversando un bel periodo riguardo a dei problemi familiari, però io, visto che è stato sempre presente, sia oggi sia il campionato italiano, è da dare merito a tutto quello che sta facendo per noi. Grazie, ringrazio anche Brunelli Lanfranco perché quest'anno non è stato molto presente per problemi di lavoro, in quanto lui a livello lavorativo è stato costretto ad andare all'estero, quindi che possiamo dire, è stato un sacrificio che ha dovuto fare per noi, per lui, e per noi è stato un grosso sacrificio
la sua mancanza, ma vedo che quando sta sulla strada è sempre presente e dà una carica immensa a tutti noi. E posso dire grazie a tutti e quest'anno è andata bene, grazie. Seconda edizione di Supercoppa Italiana, com'è andata? Allora, posso dire tranquillamente che è andata molto bene. Rispetto all'anno scorso c'è stata una massiccia partecipazione da parte di tutti, sia a livello di gioco, sia a livello di partecipazione di componenti familiari che hanno seguito la manifestazione. La partecipazione ha avuto un ottimo successo, dove hanno partecipato le migliori otto di ogni categoria, A1, A2, B e C, e ci potevamo ritenere ottimamente soddisfatti della manifestazione.